Buon pomeriggio dalla redazione e benvenuti all'appuntamento con le informazioni. Parliamo della pattuglia della stradale di Arezzo che oggi, la sottosezione di Battifolle, oggi ha arrestato tre persone che sono state beccate lungo l'autostrada del Sole con oltre 1 chilogrammo di cocaina nascosta in macchina. Nel corso di uno dei consueti controlli in autostrada, la polizia stradale ha fermato una Fiat 600 con tre persone a bordo. Un primo controllo sui documenti ha fatto emergere che i tre cittadini peruviani con precedenti per spaccio di droga non erano in regola con le norme sul soggiorno in Italia, dove non hanno fissa dimora. Ma c'era qualcos'altro, tanto che i poliziotti hanno effettuato un'accurata perquisizione sulla utilitaria, con il risultato che hanno scoperto un panetto di in cellofane contenente 1 chilo di cocaina, insieme all'occorrente necessario per il confezionamento delle dosi di droga, tutto avvolto con il logo della Ferrari, trucchetto non riuscito. I tre sono stati spediti di nuovo a Sollicciano. Sale l'attesa per sapere chi sarà il successore di Riccardo Fontana, decide il Santo Padre, ma tutto è fermo in vista della soluzione anche per la CEI. Infatti ricordiamo che anche Bassetti è in uscita. Vediamo. Inizia un periodo cruciale per la Chiesa aretina, visto che in queste ore si decide chi sarà il successore di Riccardo Fontana, il vescovo in questi giorni in Palestina. Ha raggiunto il 75° anno di età nel gennaio scorso ed è in attesa di sapere chi sarà il suo sostituto dopo 13 anni di permanenza in curia. La mossa non sarà isolata perché chi deciderà sarà il Santo Padre, chiamato a scegliere anche il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, visto che ha raggiunto il limite della pensione anche Gualtiero Bassetti, cardinale e vescovo della diocesi di Perugia, Città della Pieve. Anche nella confinante Città di Castello è in uscita Domenico Cancian per raggiunti i limiti di età. Per Arezzo i nomi che circolano sono tanti: sfumato il vescovo Manetti, che è stato dirottato proprio da Papa Francesco a Fiesole al posto di Meini, la casella resta sempre vuota. Un nome possibile è quello del vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca, 55 anni, religioso di origine basso-lombarda nel centro toscano dal 2015 dopo la consacrazione nella natia Pavia. Un possibile sostituto di Fontana potrebbe essere Marco Salvi, attualmente vescovo ausiliare di Perugia e Città della Pieve, da sempre con uno stretto legame con Bassetti, originario di Sansepolcro. Marco Salvi da poco è salito al rango di vescovo. È scontato che con l'addio di Bassetti anche lui sia destinato a cambiare aria. Un nome che circola poco ma che potrebbe fare al caso è quello del 64enne Nazareno Marconi, vescovo di Macerata. Marconi è originario di Citerna, è un teologo di chiara fama, oltre che autore di numerose pubblicazioni. In particolare il suo Dal silenzio al dialogo è stato un testo molto apprezzato per la profondità dell'analisi. Si avvicina alla scadenza l'attuale CDA di Nuove Acque. Il presidente Nannini compie un bilancio dell'attività svolta. Si avvia a scadenza il mandato dell'attuale presidente di Nuove Acque, Paolo Nannini. Presto sarà possibile conoscere quali potranno essere gli sviluppi e le eventuali novità al vertice in base agli accordi e alle intese. Nannini fa un bilancio delle principali attività portate a termine. Una Nuove Acque che è una delle migliori società italiane, questa, perché chiaramente noi solo su Arezzo siamo con il 18% di perdite. Controlliamo in modo istantaneo tutte le pressioni, facciamo i lavaggi delle tubazioni con l'high speed, un sistema con il ghiaccio, insomma, ma solo per dire alcune cose. Siamo in classe A sulle perdite a livello nazionale, ma soprattutto anche da un punto di vista della formazione dei dipendenti. Oggi noi abbiamo un'alta formazione dipendente in grado di recepire tutte le innovazioni che sono sul mercato e che in parte ci fornisce anche il socio privato, perché questa è l'importanza. Non è l'importanza di comprare le innovazioni, ma essere in grado di applicarle. Tra l'altro abbiamo anche acquistato la sede in una delle palazzine ex Eutelia. E quindi consolidiamo anche la società su Arezzo. Una donna di 80 anni di Castiglione Fiorentino ha presentato denuncia ai carabinieri, riferendo di essere stata contattata da un'utenza telefonica, da persone che si erano dichiarate appartenenti all'arma dei carabinieri. Per
Costoro le avrebbero chiesto, le avrebbero riferito che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Al tempo stesso le hanno chiesto del denaro per impedire che fosse esposta a denuncia. La malcapitata però si è resa subito conto del tentativo di raggiro e ha avvisato i carabinieri, quelli veri. Le indagini per scoprire il responsabile adesso sono in corso. La raccomandazione è sempre quella di diffidare di qualsiasi richiesta di denaro arrivata addirittura per telefono. Risposte su misura, dalla scuola alla formazione mirata per operatori, a un futuro in una casa e non in un istituto. Abbiamo sentito alcuni genitori di bambini autistici. Le richieste alle istituzioni si riassumono nella parola dignità. Roberta, Paola e Carmine sono genitori di bambini autistici. Da anni, insieme a Andrea Laurenzi, mandano avanti l'associazione Arezzo Autismo, vivendo con le difficoltà di chi ha una genitorialità complicata e il pensiero per il futuro dei loro figli. Oggi le leggi ci sono, ma il problema dei bambini con lo spettro autistico e che un giorno saranno adulti non è cambiato. Serve una diagnosi precoce per agevolare le famiglie, una scuola non solo inclusiva, ma con operatori ben formati. Lo stesso vale per i medici, logopedisti, fisioterapisti che a vario livello si occupano di giovani o adulti affetti da autismo. Ecco cosa chiedono con forza le famiglie non solo nel mese blu dell'autismo, ma tutto l'anno. Penso che la prima cosa che chiedo è la dignità. La dignità, sì. Noi ho una vita serena, di felicità, in cui si dia la dignità alla persona. Perché ne hanno diritto tutti. Io ho una figlia di 26 anni che ha avuto la diagnosi di autismo che ne aveva 22 e mezzo. Immaginare un dopo di noi è allucinante, questo lo è per qualsiasi genitore, no? Però se nel frattempo un figlio si è fatto una famiglia, un proprio percorso, un proprio inserimento, li lasciamo con più leggerezza. Quando li vediamo così fragili, no. Noi vorremmo mettere le nostre esperienze di genitori al servizio di genitori più giovani della comunità in prima battuta e poi di genitori più giovani per cercare un po' di rendergli meno pesante e meno gravosa la condizione che sono costretti a vivere. Noi sogniamo per loro una casa che condividano con 3-4 compagni, ovviamente con la presenza di un educatore perché non sono in grado di vivere da soli, però è un sogno che al momento sembra piuttosto irrealizzabile. Momento di incontro al mercato di Monte San Savino per il candidato sindaco Antonio Marzullo. Nel paese della Valdichiana i vari schieramenti stanno definendo le loro strategie in vista del voto. Il 12 giugno a Monte San Savino si sceglierà il nuovo sindaco e in vista di quell'appuntamento cresce l'attesa. Sabato prossimo sarà presentata la lista 52048 e stamani invece i rappresentanti della lista per Monte San Savino hanno incontrato i cittadini al mercato. La fase è questa, nella quale si stanno definendo liste e probabilmente anche competitori, per cui in questo senso avere un'attenzione ad un riferimento dell'elettorato che possa rivolgersi alla nostra lista è particolarmente importante, insomma, in questa fase. State definendo ulteriormente il programma? Certo, le cose principali le abbiamo espresse sia in una comunicazione già fatta in precedenza, che sono l'attenzione al territorio e soprattutto l'attenzione alle persone. A grandi linee, quali sono le caratteristiche della lista che la sostiene? Le caratteristiche della lista che mi sostiene sono quelle di un gruppo fondamentalmente composto di cittadini, di gente interessata alle vicende di Monte San Savino, alla sua possibilità di crescita, alla sua possibilità di conformarsi al buon vivere nei limiti del possibile, naturalmente facendo i conti con i problemi di questo periodo. A livello di lista c'è ancora qualche nodo da sciogliere? Beh, ce ne sono, ma non sono propriamente nodi, sono considerazioni che in maniera collettiva e interpersonale servono appunto a costituire un gruppo che possa rispondere alle esigenze del territorio savinese nel suo complesso. L'associazione Venite ad Oremus di Monterchi ha deciso di proseguire il suo percorso nonostante le difficoltà con la parrocchia. Il presepe vivente alle ville Monterchi si farà, naturalmente Covid permettendo.
Buone notizie per il presepe vivente di Le Ville Monterchi, a distanza di un mese dall'incontro che decise di sospendere l'attività dopo la comunicazione avuta dal parroco del centro della Val Cerfone di tornare in possesso dei locali che attualmente ospitano il magazzino dell'associazione. I dirigenti che animano da oltre 10 anni il presepe hanno deciso di continuare la manifestazione, consapevoli che sono sorte delle difficoltà ma che possono essere superate con alcune modifiche della manifestazione stessa. Ancora manca la nota ufficiale, ma da quello che è trapelato ci potrebbero essere delle novità nel percorso che escluderanno il finale che interessava il campo di calcetto dove era collocata la Oasi e che nel giorno dell'Epifania ospitava l'arrivo dei Magi. Di più ne sapremo nelle prossime ore. A quanto pare non c'è stato però il chiarimento con il parroco che aveva richiesto l'uso per la parrocchia di certi spazi ritenuti vitali però dall'associazione che organizza il presepe. Ma questo alla fine non ha impedito che lo stesso presepe fosse cancellato come era nelle intenzioni iniziali. Del resto la pandemia ha costretto a saltare 2 edizioni. Covid permettendo per il prossimo dicembre Le Ville sono intenzionati a rifare la rappresentazione che richiama un gran numero di visitatori non solo dalle nostre zone. Bene, questa sera dopo il nostro telegiornale potete assistere a Diritto di Replica, rubrica di approfondimento giuridico e legale della nostra emittente. Poi c'è 9.10, reportage con Riccardo Ciccarelli sulle iniziative del Maggio Castiglionese 2022. La serata prosegue poi con la differita dell'incontro di calcio Pianese-Arezzo, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie D, Girone E. E con questo è tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.